Buongiorno, buongiorno qui da Chat Radio TV e News, la trasmissione a tu per tu con Marcia Sedok. E Marcia Sedok stamattina è a tu per tu con una presentatrice, un showgirl. Lei è anche speaker radiofonica, sto parlando di un grande personaggio televisivo, sto parlando di Sylvie Lubamba. Buongiorno, buongiorno cara, ben trovata. Grazie a te per avermi invitata. Con tanto piacere, anche perché ci conosciamo da tantissimi anni, Sì, ci conosciamo da tanto da tempo, poi io tanto insomma tempo. ho sempre avuto grande stima e grande affetto per te, insomma, dai tempi del Cacao Meravigliao, Come insomma, no? bellissima, stupenda, con un corpo, hai fatto impazzire tutti gli italiani in quel periodo. Grazie, grazie, quelle che stai facendo tu adesso. Vabbè, ma è la verità, è la verità. Grazie tesoro. Sì, io ti ho conosciuto all'inizio della tua carriera e tu eri Sì, già stiamo muovendo i molto, primi passi, eri sì. molto determinata Sì, e molto. hai sempre detto, tutto costi, io devo arrivare perché Sì, mi piace questo lavoro. Ok, io mi poi anche per una forma di riscatto nei confronti, insomma, delle persone della mia stessa carnagione. Quindi il fatto che comunque una negra diventasse una donna di successo nel mondo dello spettacolo in Italia mi intrigava tantissimo. Sì. E dopo 11 anni di gavetta finalmente ce l'ho fatta, grazie anche all'incontro con Piero Chiambretti che mi ha dato visibilità, Sì. Come spazio, attenzione, tendenza e qualità, quindi no? la consacrazione l'ho avuta con lui. Sì. Io me la ricordo benissimo, mi ricordo proprio quando sei venuto una volta a casa mia a Roma, al Sì, centro, e che mi dicesse proprio queste parole che ci deve arrivare. Tutti i costi e mi è piaciuta tantissimo questa tua determinazione, ecco, che poi sei riuscita a fare, sei riuscito a coronare il tuo sogno. ho coronato un doppio sogno, perché io ho sempre aspirato a lavorare con Piero Chiambretti. Prima di lui ho avuto altre collaborazioni. Però io ho sempre detto, un giorno mi piacerebbe tanto poter lavorare con lui. È sempre stato uno dei miei presentatori preferiti, per il modo di presentare, Sì, di sì. mettere in difficoltà l'ospite in maniera molto spiritosa. Sì. E quindi poi ogni tanto nella vita, insomma, i sogni si realizzano. Quindi io non mi sarei mai aspettata che un giorno potesse affiancare Piero Chiambretti per ben 4 meravigliose stagioni. Sì, Io non me lo sarei mai aspettato, è stato proprio perché tanto, è stato per tantissimo tempo. uno sogna, progetta, però non sempre alla fine si realizzano, no? Certi sogni, certi progetti, certi obiettivi. E invece con lui si è proprio realizzato un doppio sogno. Ecco. Farmi conoscere a livello nazionale e in più con la persona con la quale desideravo lavorare, per Ecco. cui E poi lui ha valorizzato molto la tua persona e la tua immagine. sì, esatto, lui ha Sì. scoperto anche che avevo una certa versatilità, quindi che potevo passare dalla femme fatale alla giornalista impegnata. Nel periodo di Pasqua mi faceva anche indossare le vesti da suora, Sì. insomma, ha notato una certa versatilità nel mio personaggio, per cui passavo da una situazione all'altra in maniera molto naturale. Bello. Quindi dalla femme fatale passavo alla suora senza trucco, capito? Sì, Quindi sì. proprio dove non si notava per niente, nelle curve, nella mia femminilità. Sì, Però per sì. me andava bene lo stesso, sì. Ebbene. Bene, perché è importante che uno è versabile, che può fare diversi personaggi. E hai fatto anche moda? Sì, ho praticamente
mossi i miei passi nel mondo della moda prima di entrare nel mondo dello spettacolo. E poi ultimamente la moda mi ha richiamata come testimonial. E l'anno Beh. scorso ho avuto il privilegio e l'onore di aprire la Mad Mood Milano Fashion Week alla veneranda età di 47 anni. Oh, Sono complimenti. stata scelta dalla direttrice, Ben portati. più che altro non dalla direttrice, ma ero la testimonia di una stilista che ha partecipato alla Mad Mood Milano Fashion Week, e Sì. quindi io ho aperto la Mad Mood Milano Fashion Week indossando gli abiti di questa stilista, nonché mia amica. E Bella, quindi bella. sono ritornata, insomma, a Alla moda. calcare le passerelle, Sì, sì. è una bella soddisfazione, no? Sì, una bella soddisfazione perché magari a 20 anni, 21, 22, 23, 25, insomma dai 20 ai 30 anni puntavo io a sfilare un Sì, al giorno anche alla Milano Fashion Milano Week. Fashion Week. È E non successo era a 40, successo? no, non è mai accaduto, è Sì. Ecco. successo a 47 anni, quindi i signori che ci sono ascoltando in questo momento, devo dire, Sì. voglio comunicare che non bisogna mai perdersi d'animo, che la vita ci riserva tante belle sorprese. Ecco, brava, Ognuno brava. però ci sono dei tempi e quindi bisogna anche saper aspettare e attendere. L'importante è comunque mantenere sempre una certa lucidità mentale, una fermezza intellettuale, un'educazione familiare e anche fare attività fisica per, insomma, Che non solo perché fa bene importante. alla salute, ma per Che chi importante. ambisce a Ecco. rimanere in questo ambiente, insomma, il corpo, insomma, la fisicità, la cura del corpo è È molto importante. importante. Parliamo Sì. proprio di questo, della cura del corpo. Questo periodo del Covid, che noi eravamo obbligati, no? Per stare dentro casa, come l'hai passato? Che cosa faceva? E come sei riuscito comunque per mantenere la linea? Ah, vabbè, no. Diciamo che che poi non è stata una quarantena, ma una sessantena, perché siamo stati chiusi Sì. praticamente 69 giorni. Sì. Stavo in casa e mi sono proprio dedicata al mio corpo, ma non dal punto di vista della ginnastica. Praticamente ho svolto tutte quelle attività che non riuscivo mai a fare quando ero sempre in giro per lavoro, Sì. quindi praticamente in maniera costante e continua mi sono fatta le cosiddette maschere pulizia viso Ah, ecco. una volta alla settimana. Sì. Ne ho approfittato per consumare tutti quei milioni di campioncini che mi regalano quando faccio acquisti nelle profumerie, nelle Sì. erboristerie. Quindi ho utilizzato e ho smaltito tutti i vari prodotti, anche quelle maschere che durano 3 minuti, no? Sì, Da mettere 3 minuti e poi risciacquare. Quindi mi sono dedicata attentamente in tutto quello che era la pulizia del mio corpo, quindi i vari scrub che magari non facevo perché avevo sempre un appuntamento dopo l'altro e sì. 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 quindi, cioè, praticamente ho utilizzato tutto questo tempo che avevo a disposizione per utilizzare tutti quei prodotti che avevo un po' accantonato. Ed è stato divertente, tra l'altro le ore passavano in maniera velocissima. Eh sì, E quindi sì, no, ti sei coccolata. sì, mi sono coccolata da sola, ciò nonostante però, come la maggior parte insomma, degli vita sedentaria, non avendo la possibilità comunque di fare moto, allora ho preso qualche chilo. Poi, Beh. vabbè, Ma è poi normale, anzi, mi sì, è sarebbe normale, meravigliato se non ma era così, perché tutti noi che eravamo comunque obbligati di stare dentro casa, comunque fai meno attività fisica e hai sempre il frigo aperto. è Io invece quello. sì. No, non sono una gran mangiona, però ho preso qualche chilo. Io abito in un palazzo al settimo piano, Ecco. per cui ecco, Con l'unica cosa che ho l'ascensore? fatto,
continuità, no, sì, con l'ascensore. Diciamo che le rare volte che uscivo per andare a fare la spesa, ecco, anziché prendere l'ascensore mi facevo i 7 piani di scala a piedi. Ecco, brava, brava. Sì, così. Fa molto bene, fa molto sì, bene. Come no, come no, almeno una faceva gambe, un po' di... glutei, sì, almeno sì, almeno facevo 7 piani, sì, sì. Un po' di attività. Ma vivi a Milano? Sì, io vivo a Milano da quasi 18 anni. Wow. A settembre sono 18 anni che vivo a Milano. Ecco, perché tu vieni da Firenze, no? Io sono nata e cresciuta a Firenze da genitori congolesi. Sì. E a 30 anni, quando ho avuto finalmente la possibilità, mi sono trasferita definitivamente a Milano, perché già frequentavo Milano. Facevo la spola, facevo la pendolare Firenze-Roma, Firenze-Milano. Sì, sì, sì. E poi ho avuto la possibilità finalmente di trasferirmi e quindi mi sono trasferita all'età di 30 anni. A 32 anni ho cominciato a lavorare con Piero Chiambetti. Con Piero. Senti Sylvie, tu hai passato anche un momento nero nella tua vita. Sì, un momento molto buio. Sì. E infatti quando io leggo su Facebook persone che si lamentano o che si lamentavano di questo lockdown, no? Che lo prendevano come una galera, come una punizione, come un danno. Sì. Per me il lockdown è stata una passeggiata di salute, perché essendo io stata 3 anni in carcere, avendo comunque passato un'esperienza così dolorosa, così forte, quindi la vera e propria reclusione, a me veniva un po' da sorridere a leggere questi post di gente disperata che non poteva uscire, non poteva andare a farsi l'aperitivo, insomma. Sì. E quindi no, non ho mai condiviso questo tipo di sfoghi, non ho mai neanche contribuito né con commenti, né con like, né con niente, perché il lockdown per me è stato un momento di riflessione ed è stato un momento, non è stata una punizione o un danno, ecco. Anzi, per me è stata una forma di tutela da parte dello Stato affinché non prendessimo il contagio, quindi l'ho preso come una tutela. Come no, soprattutto sì, lì sì. In Lombardia, perché... Sì, sì, no, noi qui poi, sì, vabbè, Milano no, però nell'Interland milanese sì, insomma ci sono speciali, e mi riferisco a Bergamo e Brescia, che comunque ci sono stati tantissimi morti a causa del Covid, tanti. E quindi... Purtroppo sì, purtroppo sì. Sì, sì. Sì, purtroppo sì, però ci sono l'unico modo per non prendere il contagio è continuare ad assumere la vitamina C sotto forma di spremuta, quindi spremuta di agrumi formata da pompelmo, arancio, limone, mandarini e lime, e poi non riescono a trovare né i mandarini che sono fuori stagione né il lime, possono, va benissimo anche la spremuta di arancio e limone, però la vitamina C va assunta tutti i giorni al mattino, poi bene. La vitamina D sotto forma di fiala, poi un cucchiaio abbondante in polvere di magnesio da girare, da versare in un bicchiere d'acqua, e poi una compressa di zinco, mezza a pranzo e mezza a cena. Ecco. Con questi 4 elementi presi separatamente, a distanza di 2 ore l'uno dall'altro, è difficilissimo prendere qualsiasi forma di contagio, qualsiasi forma di influenza. Sentite ragazzi che ci ecco, state ascoltando, udite, udite, mi raccomando. Sì, sì, a questo consigli proprio che ci ha dato la Sylvie per la salute, per poter amarsi, poter volersi bene, perché la salute è importante, l'abbiamo solo quello. Perché se non c'è quello non possiamo fare niente. A prescindere dal Covid, sì. È sempre per poter... Eccoci, dove sei? Sei caduta? Sylvie? Sylvie? Ti abbiamo perso? Abbiamo perso Sylvie? Adesso magari riprendiamo il collegamento con lei.
Adesso poi chiediamo pure dove si trova. Ecco. Adesso riprendiamo il collegamento. Pronto, che succede? Ecco, non si sa, avevamo perso Sylvie. Ah, eccomi. Eccoci, è tornata la nostra amica, ci ha dato un consiglio veramente molto importante. Ascoltatele veramente perché bisogna volersi bene. Allora, Silvi, quali sono i tuoi progetti prossimi? Io sto vedendo che stai facendo veramente tantissime cose, programmi, Eh sì, giornali. mi sto dando da fare. Dunque, dalla prossima settimana, quindi dal 3, 4, 5 giugno, riprenderò a condurre un salotto tutto al femminile, molto Bello. carino, ma non lo dico perché lo conduco io, dal titolo Noi Donne. Bello. Ed è un salotto appunto tutto al femminile, dove nel primo blocco intervisto un ospite VIP. Sì. Dove si racconta, cerco anche di estrapolare cose che non ha mai detto in altri canali, in altre reti, e nel Certo. secondo blocco un ospite non appartenente al mondo dello Dello spettacolo. Ecco. E c'è qualche problema con la linea? Insomma, una persona che ha cambiato genere, ha cambiato sesso, insomma, donne che si vogliono raccontare, venire da me e comunque condividere un'esperienza particolare, dolorosa, divertente, singolare. E quindi ciò, nonostante vada in onda in un canale locale della Piemonte, ho Sì. tante richieste, specialmente di donne che si vogliono venire a raccontare. Quindi sono stupita, sono Molto veramente. interessante, mi piace molto la seconda parte. Sì, la seconda parte sì, anche a me piace molto, Sì. però la gente è curiosa di sapere comunque segreti, Anche dei aneddoti, VIP. anche dei personaggi del mondo dello spettacolo, per cui anche Certo. la prima parte è molto attesa, Sì, ecco, quindi sì. Però quelle che hai detto che magari per chi ha cambiato genere o trasformazione, Sì, esatto. è molto importante parlare di queste cose qui in Italia perché c'è ancora troppo tabù. C'è ancora Sì, ma troppo tabù. sì, ce ne sono diversi tabù, invece io attraverso il mio programma voglio lanciare proprio messaggi positivi, di solidarietà e tra l'altro siamo anche una bella squadra, siamo persino la regista è una donna, siamo Ah, tutte donne grande. e quindi attraverso il mio messaggio voglio proprio lanciare, sfatare proprio questa idea che tra donne non c'è solidarietà, ma c'è solo competizione, invidia e cattiveria. Non è vero Certo. niente, perché quando trovi un gruppo di donne intelligenti, riusciamo ad essere anche molto più forti degli uomini, anche dal punto di vista professionale. Però Certo. purtroppo la televisione ci insegna che, specialmente nei reality, che gli uomini fanno gruppo, Sì, mentre le le donne donne no, a c'è poca un certo complicità. punto, sì, c'è poca complicità, a un certo punto si mettono l'una contro l'altra e si Sì, nominano tra di loro. Infatti i è reality sono proprio un spaccato della società ed è veramente così. vero. Senti, Silvi, oltre che va in onda lì in Piemonte, poi possono i telespettatori anche vedere la trasmissione da un'altra parte? Sì, allora, per il momento è visibile solo in Piemonte e Liguria, però presto ci trasferiremo in un network nazionale. Quindi Allora non va sul web dopo, non va. non sul web, no, è visibile su streaming, ma secondo me già dalla prossima settimana potrò annunciare il nome del canale nazionale in cui andrà in onda il mio programma. Perfetto, E perché lo credo vogliamo che già, seguire. sì, già la prossima settimana posso dirlo, adesso no, perché insomma i produttori con tanto entusiasmo me lo hanno accennato, però non voglio prendere iniziative io in prima persona se loro non mi danno la È conferma giusto, è certa, per giusto. cui sì, comunque
credo, ma sono certa che da giugno si potrà vedere proprio in tutto il territorio nazionale, Sì, canale del bello. digitale terrestre, quindi sì, poi come al solito sui miei social scrivo tutto in maniera molto chiara, esaustiva, quindi sì. Bella, brava, brava la nostra Sylvie. Senti, io sono fiera di te, sono molto felice che sei uscito da quel buco nero e che Mamma sei, mia, meno male, tutto passa nella vita, sì, sì. e che sei riuscito a riprendere il tuo spazio. Sì, Perché? con tanta fatica e io tra l'altro non mi aspettavo tanta solidarietà e comprensione e anche comunque predisposizione, no? Perché sai, Sì. di solito quando uno finisce in carcere, difficilmente ti danno degli spazi o ti danno una seconda chance. E invece è stato faticoso, devo dire, perché Sì, all'inizio, insomma, è sono vero, vuol d'accordo. dire che magari che ti sei pentito o hai capito quello che è successo e che vuoi fare la tua vita, perché la Sì, speranza. esatto, insomma, si sbaglia, si paga e poi si va E avanti, quindi certo, sì, certo. certo, sì. Bene, bene, sono molto felice per te, veramente. Grazie, Io grazie. veramente ti auguro tanto bene e un grandissimo in bocca al lupo, no? Grazie. Anche se io amo molti animali e non dico mai crepa il lupo, però vivo il lupo, Sì, ora si dice perché... viva il lupo, da qualche anno viva il lupo, non Sì. crepi ma viva. Sì. Sì. E poi più avanti avrei il piacere poi di rifare una bella chiacchierata con te per sentire come stanno andando le tue cose per il dopo Covid. Quando vuoi, sì, Senti, certo. poi se vuoi mandare un saluto, se vuoi dare un messaggio magari ai nostri telespettatori. Sì, volentieri, volentieri. E quindi, vabbè, mi raccomando, io non... Allora, so che gli italiani in questo periodo sono stati molto bravi, io non devo fare raccomandazioni a nessuno. Solo una preghiera, in particolar modo ai radioascoltatori di A Tu per Tu con Marzia Sedok, Sì. di prendere le vitamine C, D, magnesio e zinco, mi raccomando, Ecco. mi raccomando. Un saluto, un abbraccio da Silvi Lubamba a tutti i radioascoltatori di A Tu per Tu con Marzia Sedok. Grazie tesoro. Allora, ti Grazie a te per auguro una l'invito. buona giornata. Un abbraccio da Chat News Radio TV, sempre con i baci colorati di Marcia Sidok. Va bene. Ciao Allora, cara. un saluto agli Oh. amici di Chat News. Grazie, a presto amore. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.